Robinson with the left foot pulls it back to John Kerr, the edge of the box. Oh, what a goal! Towards the edge of the box, a little step over, touches it for Tom Kearney under the left foot. Yeah! Bella a tutti ragazzi, qua è Leo e siamo qui tornati con il secondo episodio della nostra carriera allenatore con il Fulham. Siamo qui per entrare nel vivo di questa carriera con il mercato, con il primo torneo precampionato, però voglio farvi vedere un po' nel calendario per farvi capire un pochino dove arriveremo. Siamo a luglio, quindi il mercato è ancora lungo, però io farei queste prime due settimane dove abbiamo queste tre partite e poi se andiamo avanti le giocheremo nel prossimo episodio. Io andrò a giocare le prime due contro il Rennes e il Bari e poi andrò a simulare contro Legia Varsavia. Sono partite toste, veramente toste, però secondo me possiamo fare la nostra sporca figura. Questa, vi ricordo, è la nostra formazione con Aite, Fonte, Kebano, Carney, Johansson, McDonald, Rim, Suarez, Kalash e Fredericks e Button in porta, con Bettinelli pronto a entrare in porta, Odoi, ottima riserva di Fredericks, voglio provare per far crescere più di tanto, poi Sessegnon che dovrà crescere sotto la guida di Suarez, poi abbiamo Mollo che in teoria io preferirei Aite perché insomma è un 74, vorrei metterlo punta a Mollo, però per il momento ci va a Fonte, Aite in panchina, Sissé ottima riserva di McDonald ma anche di Carney e Johansson, poi abbiamo Lucas Piason, Oyo e poi Camara che in teoria potrei mettere prima di Oyo perché può fare anche la punta, Norwood non mi interessa più tanto utilizzarlo anche perché è in prestito e tutti gli altri giovani che potremmo cedere in prestito, quindi salviamo le modifiche e andiamo avanti. Dovremo aspettare un pochino di informazioni sui vari giocatori per andare a provare a acquistare, quindi avanziamo e vediamo un pochino cosa succede. Voglio interrompere perché voglio fare gli allenamenti, impostare subito fin da subito con voi gli allenamenti, quindi lo faremo subito dopo la partita contro il Rennes. È arrivata una prima mail con la che il giocatore Humphries vorrebbe giocare, abbiamo tante punte però magari lo potrei mettere a partita in corso, quindi me lo porterei più volentieri in panchina. Andiamo con la prima partita quindi del nostro Fulham, andiamo a vedere come può scendere in campo. Maglia bianca di casa contro maglia nera del Rennes, partita subito difficile contro una squadra di Ligue 1, ovviamente a leggenda, 4 minuti, Foschia. Tutto pronto per il calcio d'inizio che inizia proprio ora con la prima partita di questo Fulham, subito grandi festeggiamenti per i nostri tifosi, speriamo di non deluderli, speriamo di fare un'ottima stagione. Attenzione subito all'occasione per il Rennes, deviazione in calcio d'angolo, primo pericolo per Button ma la deviazione è stata di un difensore. Fredericks, nostro giovane, va in mezzo per Kebano, Kebano può tagliare, aspetta il movimento di Fonte che può subito chiudere. Fonte con l'1-0, il nostro primo marcatore, il nostro nuovo acquisto, il portoghese che arriva al Fulham per fare bene, quindi subito che va, un bel ball roll, palla in mezzo per Fonte che non ci pensa su due volte, botta di mancino, avvuota il portiere, 1-0. Ah, qui avvuota un po' la difesa, dobbiamo stare attenti e chiudere. Aia, qui passato il pallone, la parata plastica di Button che blocca la palla e fa ripartire l'azione subito, veloce perché questo Fulham giocherà molto veloce con me, ve lo dico già. Palla per Kebano, ottimo l'inserimento di Kebano. Kebano può andare ancora in mezzo. Brutto sto passaggio, però orribile. No, che cacchio fai, Button? Che cacchio fai? Non sei un automobilista, sei un portiere, ricordatelo. Questo centrocampo. Attenzione, ecco qua. Button fa il miracolo anche se il giocatore avversario era fuori gioco. Ma fa comunque il miracolo a gioco fermo. Bravo Button, dai. Metto in pausa subito per mettere il nostro Humphries che voleva giocare al posto di Fonte che sta comunque giocando molto bene e avrei anche Mollo che è un pochino stanco, fare spazio ai te e poi proviamo anche Sissé al posto di McDonald e finiamo i nostri tre cambi, anche se ne possiamo fare di più, però intanto questi tre bastano e avanzano e ripartiamo con McDonald. Attenzione qui, occasione per gli avversari, Rafa Suarez vuole chiudere, no, all'88esimo, no, il gol così. Qui Rafa Soares va a vuoto, per poco non la prende, i difensori un po' disattenti, qui sull'inserimento di Mubele,
che fa l'1-1. Peccato, perché stiamo vincendo e quindi questa partita probabilmente finirà in pareggio, visto che non c'è molto tempo. Però proviamo con l'ultimo a imbastire un'ultima azione. Rafa Suarez in mezzo per Humphries per Carney da fuori, c'era il tiro, gran parata del portiere avversario che ci deve 2-1 a tempo scaduto. Peccato, andiamo a pareggiare quindi contro il Rennes, che è sicuramente, almeno secondo me, la squadra più forte di questo torneo. Comunque vedete, partita abbastanza equilibrata, ci sta il pareggio, alla fine ci stava. Il Bari perde in casa con l'Legia Varsavia, quindi mi dispiace per Ricky, ma ha perso il Cagliari 3-1 contro l'Amiens e la Spal 1-1 contro l'Antalya Sport. Vabbè, non male. Andiamo a vedere un pochino di aggiungere tutti i nostri giovani. Uno di questi può essere Camara, che lo voglio far crescere molto bene. Andrei a allenarlo un pochino nel dribbling, visto che potrebbe fare anche l'ala destra. Difficoltà difficile. Poi andiamo a prenderci un'ala da far crescere. Oddio, questi tre giovani sono tutti in prestito, quindi io metterei più Kebano. Facciamo dribbling con possesso anche a lui, vai. Poi andiamo con un centrocampista che potrebbe essere assolutamente Sissé, il nostro centrocampista più giovane. Lo dobbiamo allenare un pochino più sul tiro e sul passaggio soprattutto, quindi direi di farlo in dribble alle porte. E poi andiamo a allenare un difensore. Kalash non mi interessa, quindi forse Jalot. Qui Sessegnon assolutamente, Sessegnon per forza va allenato. Lo alleniamo in difesa avanzata, così può crescere. E poi direi di allenare a questo punto Jalot in difesa arcigna. E quindi andiamo a simulare tutti gli esercizi e vediamo un pochino come può andare. Ovviamente non cresceranno in questa prima sessione degli allenamenti, come sempre. Però Kebano intanto già prende un A e secondo me si avvicina già al 74. Quindi io direi di avanzare fino al Bari, vedere se arrivano delle informazioni sui vari giocatori che abbiamo richiesto. Infatti il riferimento di Tom Carney, ragazzi, deve essere chiara questa cosa. Rifiuta offerta. Tom Carney non se ne va per qualsiasi cifra, il nostro capitano non se ne può andare. Quindi rifiuterò ogni offerta che mi arriverà, almeno per me. Poi scrivetemi nei commenti secondo voi cosa ne pensate e continuate a consigliarmi giocatori da poter acquistare. Vi ricordo che finché non mi arrivano a me informazioni sui vari giocatori, io le trattative o non le faccio, comunque ne provo veramente poche per rischiare il meno possibile. Adesso ci andremo a giocare questa partita contro il Bari. Questa volta è il Bari a giocare con la maglia bianca, noi con la maglia nera da fuori casa, e proviamo a fare un pochino di turnover. Vorrei provare a scendere in campo con questa squadra qua, con Button in porta, Rim Jalot in difesa, Odoi se segnò come terzini, McDonald davanti alla difesa con Sissé e Carne, coppia di centrocampo, Piazon sulla fascia sinistra, Camara sulla fascia destra e Aite punta, che lui è punta di ruolo ma può giocare anche come alla sinistra. Quindi andiamo contro il Bari di Ricky, vediamo cosa riusciamo a fare in questa partita. Non sarà facile, però in teoria dovrebbe essere quella più abbordabile del girone, quindi speriamo di fare bene. Eccoci qua a San Nicola di Bari, che è stadio olimpio, ma è il San Nicola di Bari. Bari-Fulham, vediamo cosa riusciamo a fare. Ovviamente non è facile, ragazzi, perché non è facile a leggenda. Poi io che vengo soprattutto da Ultimate Team, anche se quest'anno mi sono un pochino appassionato alla modalità offline, soprattutto grazie alle Squad Battle, iniziamo bene, ok? Dicevo, mi sono appassionato abbastanza alla modalità offline, quindi ho preso un po' di mano, però io vengo dall'Ultimate Team, quindi ve lo ricordo. Può battere subito veloce, 1-2, con McDonald, ancora Carne per Sissé, vedete, è solo, c'è di là Camara col tiro! Camara, 1-0 al 29esimo, segna lui al suo esordio, quindi, per questa stagione. Buono così, buon giro palla, e c'è l'1-0. Camara non riesce ad affondare, quindi 1-0 anche questa volta nel primo tempo. Speriamo di non buttarlo al vento, però vorrei fare subito qualche cambio. Io Piazon, ragazzi, non mi sta piacendo più di tanto, e infatti lo leverei e metterei Fonte, spostando di nuovo Aite sulla fascia sinistra. Attenzione al lancio lungo, c'è Odoi in chiusura, bravissimo. Jalot per Carne, vai Carne, avanza te, palla per Camara ancora per Carne, di nuovo Camara, buono qui l'1-2. Due veloce con Fonte, ancora Carne, può andare Carne col tiro,
La traversa, ma un grandissimo tiro carne, ve lo posso assicurare. Floro Flores, ancora Bascia, buona azione del Bari, ma per fortuna nostra chiude fuori. Io direi di fare qualche cambio, esce anche il loro Sissé e potrebbe uscire pure il nostro Sissé, che è abbastanza stanco, lo vedo abbastanza provato. Rientra Johansen e poi vorrei avere un po' più di solidità difensiva, rimettere Kalash per Jalò. Il resto va bene così. C'è di là anche il compagno, ma buono Aite con la sua azione. Passaggio un po' rischioso, ma va bene. Johansen che è appena entrato scambia con Camara. Vuole la doppietta Camara, il tiro è troppo sul portiere, però buona l'azione. Però secondo me adesso l'arbitro fischierà la fine della partita. Eccolo qua, il fischio finale. Quindi 1-0, andiamo a vincere contro il Bari pur sudando, però ci sta. Faccio queste partite soprattutto per vedere un pochino la situazione della squadra. Vinciamo comunque dominando la partita nonostante fosse fuori casa, mentre la Gavarsa va a perdere con il Rennes, e quindi, o il Rennes, insomma, non so come si dica bene, e quindi il Rennes va a pari merito con noi e la Gavarsa rimane dietro, quindi in teoria con un pareggio siamo passati sicuramente. Se perdiamo molto probabilmente andiamo a arrivare terzi, quindi in teoria comunque la partita contro il Lega Varsavia è a vela simulo, come ho detto. Intanto sono arrivati i resoconti sui giocatori, quindi potremmo già provare a intavolare delle trattative. Eccoci qua, sono arrivati i resoconti ovviamente sui giocatori inglesi, perché avevo un osservatore in Inghilterra e ho mandato lui a seguire questi giocatori. Gomes, valore 1 milione, è un 64, ma ragazzi 16 anni, secondo me cresce benissimo, quindi in teoria potremmo già provare a acquistarlo. È un buon centrocampista, può fare anche l'ala, ha delle bellissime caratteristiche, quindi andiamo a contattare per acquistare. Quindi è subito Mourinho, il primo allenatore con cui contrattiamo è Mourinho, ok. Ovviamente salto tutto perché sapete un po' come funziona, andiamo a offrire subito per il cartellino. Potremmo provare con 850.000, vorrei non offrire troppo anche se abbiamo 13 milioni, però facciamo 870.000, dai, applichiamo e mandiamo l'offerta, sentiamo Mourinho cosa dice. 870.000 è una buona cifra, 100.000 sotto il valore di Angel Gomez. Guardiamo un po' cosa dice Mourinho. Mi dispiace, ma il minimo che siamo disposti è 940.000. va bene Mourinho, ok, 940.000 comunque è già un'offerta che sarei comunque disposto a accettare, però provo a scendere un pochino a 910. 910 secondo me è già buona, potrebbe accettare Mourinho. Guardiamo un pochino cosa dice. Ok, affare fatto, benissimo, stava bluffando ovviamente, quindi abbiamo trovato una via di mezzo. 910.000, arriva Gomes, dobbiamo discutere il contratto, però potrebbe già arrivare il nostro primo giocatore. Vogliono iniziare la squadra, vogliono stipendi 10.500, quindi abbiamo abbassato un po' le riprese, le sue pretese, 140.000 di bonus di ingaggio e 110.000 dopo 10 presenze. Ok, accettiamo perché non voglio prolungare troppo questa trattativa, comunque non prende troppo come giocatore, può essere comunque importante per la nostra squadra. E quindi arriva il nostro primo giocatore ed è Gomes, che dopo ce l'andremo, anzi andiamo subito a vederlo nella squadra, però vorrei fare anche qualche altra trattativa nel mentre. Gomes che è un 64, però guardate quanto è veloce, 82 di agilità, 90 di equilibrio, 75 accelerazione, 70 velocità scatto, un po' poco forte fisicamente, però comunque già un buon tiro, per essere un 16enne ha un ottimo tiro, eppure un ottimo passaggio. 4 stelle piede debole e 4 stelle massa abilità, è un giocatore fondamentale secondo me per la crescita del nostro club, quindi lo andremo sicuramente a utilizzare più che volentieri già in questa stagione. Torniamo al lab mercato, proverei a intavolare un'altra trattativa. Tom Davis per il momento lo lasciamo lì, io però Tuanzebe, se prendiamo Tuanzebe è tantissima roba, quindi proviamo a fare un'asta a ribasso con Tuanzebe per vedere cosa riusciamo a fare. Quindi un altro giocatore dello United, quindi andiamo a trattare di nuovo con Mourinho, è incredibile, doppia trattativa con Mourinho, vediamo un pochino cosa ci dice. Costa 6 milioni, sono veramente tanti, però io sono disposto a dargliene 5. 5 sono disposto, di più è un po' troppa roba. 5 milioni per Tuanzebe, cosa dice Mourinho? 5,8 ragazzi, sono stati bassi. È una clausola del 10%, non si vede bene perché va oltre la schermata, va bene. Controffetta 5,8 è buonissima. Modifica la clausola per il rivendita, mettiamo al 5%.
Ok, e ma l'offerta non la abbasserei tanto. Abbassiamo a 7,6, dai, perché già è ottima. Perché valore 6 milioni e a 19 anni è un 73. Ma andrebbe subito titolare, assolutamente. Guardiamo un pochino. Accettiamo l'offerta, ragazzi. È ottimo, è veramente ottimo. Super acquisto qui dallo United per Tuanzebe. Io ho cercato soprattutto giocatori inglesi giovani, e Tuanzebe e Gomez sono due giocatori che magari potrebbero essere quasi scontati, però sono ottimi da prendere in questo tour Fulham. Quindi andiamo a trattare Tuanzebe, vediamo un pochino quanto prende, e poi direi con le trattative aspettiamo, perché direi di andare avanti e provare a prendere magari qualche giocatore che chiederete voi. Quindi io direi di poi andare a simulare la partita contro il Legia Varsavia e chiudere l'episodio. Io, ragazzi, gli do importante, perché come fai a non dare importante a un giocatore del genere? Guardiamo un pochino cosa dice. Magnifico, era ciò che volevamo, quindi perfetto. 44.000 di stipendio è altissimo, è veramente altissimo. E andiamo a vedere quanto vuole. 55.000 di stipendio, ragazzi, è troppo, è veramente troppo. Quindi controfferta. Li devo abbassare assolutamente tutto. 55.000 è esagerato. Andiamo su 45.000, che è quanto prendeva allo United. Il bonus di ingaggio 500.000, che sono tanti, è tanta roba 500.000. Non so se accetta tutte queste diminuzioni, ma purtroppo siamo il Fulham e non possiamo spendere così tanto di ingaggio. Quindi guardiamo cosa dice. Se davvero intenzionale, deve essere pronto a offrire 55.000 a settimana. Mamma mia, mamma mia, contratto difficile. Andiamo a lasciare 55.000, però dobbiamo diminuire il bonus di ingaggio. Assolutamente, modifica a 500.000. Lasciamo 55.000 di stipendio. Però ragazzi, se no è troppa roba. Mi sembra una buona offerta, accettiamo lo stipendio proposto. Vogliamo che venga inserito un bonus di ingaggio di 720.000. Non scendono, ragazzi, non scendono. E allora dobbiamo accettare tanti soldi per questo Tuanzebe, però è un giocatore fondamentale che sarà più che titolare. Diciamo che con queste due trattative abbiamo fatto un ottimo inizio di mercato. Non so se sono state troppo scontate, spero di no, ma Tuanzebe va assolutamente a rilevare Rim. Rim che va in panchina per il momento al posto magari di Sessegnon, ma comunque Tuanzebe e Kalash, ottima coppia di centrali. Poi Kalash ovviamente l'anno prossimo se ne andrà, però vediamo un pochino cosa succede anche col mercato di gennaio, eccetera. Ovviamente il mercato non è chiuso, perché abbiamo 5 milioni e 5, magari se lo modifichiamo facciamo sui 5 milioni circa, per lavorare ancora bene magari per un portiere. Potremmo anche trattare qualche cessione, comunque non è fuori dal mondo. Quindi facciamo anche gli allenamenti. Direi per il momento di caricare la sessione precedente, anche perché Tuanzebe non lo vorrei allenare subito. Poi potremmo allenare però Gomes. Tanto se segniamo subito sale a 67, ottimo. Kebano, ve l'ho già detto, è molto vicino al 74, però prende solo una A. Tutti il resto prendono buoni voti, quindi ottimo. Andiamo a vedere cosa facciamo contro Legia Varsavia e poi ci salutiamo, perché per questo episodio abbiamo già fatto abbastanza, devo dire. Offerta per Madel, non male. Madel potremmo darlo via adesso che abbiamo preso Tuanzebe. Andiamo un pochino, vale 1.400.000, 1.100.000 è un po' poco. Io lo delegherei al nostro assistente. Facciamo offerta di partenza 1.800.000, 1.800.000 pari pari, e non cedere meno di 1.500.000. Quindi vedremo un pochino come andrà, ma lo vedremo nel prossimo episodio, perché per il momento non penso che si chiuderà, visto che manca solo un giorno alla partita con Legia Varsavia. Andiamo a vedere un pochino come va, quindi simulando questa partita contro il Legia, la nostra formazione titolare con Tuanzebe che fa il suo esordio nel Fulham. Guardiamo un pochino contro il Legia Varsavia se riusciamo a portarcela a casa. Vi ricordo che ci basta un pareggio per passare il turno, quindi speriamo di farcela. Mollo subito, buonissimo. Lui non è un mollo, ragazzi, ve lo assicuro, non è un mollo. 1-0 per noi, Fredericks ammonito, speriamo si faccia espellere nel secondo tempo. Intanto andiamo nel secondo tempo in vantaggio. Kebano raddoppia, 2-0, grandissimo, grandissimo Kebano. I nostri esterni d'attacco ci portano probabilmente la vittoria. Aite 3-0, un altro esterno che entra e segna. Tanta roba questo
Fulham anche simulando, quindi con l'Ever Savia andiamo a vincere 3-0 e dovremmo essere passati come primi nel girone e giocheremo contro l'Antalyaspor. Buono, veramente buono. Dovrebbe essere passato anche il Cagliari, ma lo scopriremo tutto nel prossimo episodio. Vi ricordo di commentare con altri giocatori che vorrete vedere, che vorreste che io provo a prendere nel prossimo episodio. È arrivato anche l'accordo per Madel, quindi andiamo a vendere pure un nostro difensore centrale. Io direi di venderlo, perché comunque 29 anni, abbiamo Rim, abbiamo Jalot e poi abbiamo Tuanzebe, quindi secondo me Madel potrebbe tranquillamente andarsene e fare un po' di cassa per provare a prendere qualche altro giocatore. Ovviamente Carney non se ne andrà, premio torneo 1.200.000 che si aggiunge al nostro budget trasferimenti, arriviamo a 6 milioni, quindi già inizia a essere interessante la situazione. Vito a lasciare un bel mi piace, arriviamo anche a questo video da 150 like, perché secondo me è importante mantenere sui like per mantenere in auge, diciamo, la serie, per mantenerla viva. Nel prossimo episodio proveremo a conquistare questo torneo precampionato e continueremo con il mercato. Vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi ricordo come sempre, be yourself, stay ignorant.